Quindi, buonasera a tutti, di nuovo webinar questa sera molto molto interessante, quindi Iarforex insieme a DG sta portando ogni mese dei webinar che trovate insomma anche nel canale YouTube, in realtà sia mio che DG, dove affrontiamo un sacco di temi dedicati al trading, per quanto mi riguarda, dedicati al mio approccio al trading, quindi all'approccio con la price action. Quindi, per chi ancora non mi conosce, brevissimo riassunto: Arduino Schenato, trader con la price action da ormai un sacco di anni. Cerchiamo di ragionare sempre sui grafici senza indicatori, senza oscillatori ed esclusivamente quindi in base a quelle che sono le dinamiche dei prezzi. E in questi, diciamo, seminari online cerchiamo di trasmettere la nostra, in modo pratico, la nostra esperienza, cercando di essere molto didattici ma anche molto pratici. Ok? Quindi questa sera, come avrete letto, parliamo delle fasi, che sono più interessanti e su cui lavoro in ottica di trading. Quindi tutti molto attenti, perché quest'oggi sicuramente ci sarà molte cose interessanti. Probabilmente sono anche cose che per certi versi alcuni di voi magari già usufruiscono o comunque in qualche modo utilizzano, però le andiamo a riassumere, le andiamo a vedere e anche sui grafici andiamo a capire un po' che cosa succede. Questa che vedete qui è la piattaforma Turbo 24 di IG. Comunque sapete che le strategie che vediamo, comunque questo webinar, sapete che poi noi utilizziamo sia i CFD che i Turbo e quindi insomma, possono essere utilizzati in entrambi gli strumenti finanziari. Bene, vedo che intanto sta arrivando sempre più gente, quindi bene, sì Alessandro, grazie. Sto registrando. Bene, bene, bene. Allora, direi che potremmo partire, ma prima di partire, ovviamente, auguriamo a tutti un buon anno, visto che è il primo webinar dell'anno, questo, buon anno da Vincenzo e un po' tutti. E da qui partiamo e proprio come primo webinar dell'anno, sinceramente, ho voluto andare subito sul pratico, ma soprattutto sul tecnico, cercando di farvi capire quali sono le sei fasi operative, che in realtà sono tre, però sono sei perché saranno tre di stampo buy e tre di stampo long e short, quindi tre per quanto riguarda il rialzo, tre per quanto riguarda il ribasso, sono uguali ovviamente viste allo specchio perché una è short e una è long, però sono sei le fasi operative. Ok? Prima di partire a bomba, volevo ricordare a tutti che se non doveste sentire per un momento, per qualche istante, uscite dal webinar e rientrate, ok? Perché può succedere a volte go to webinar può fare di questi inghippi, quindi uscite dal web, da GoToWeb e rientrate, ok? Va bene, allora, da questo punto di vista io direi che possiamo partire subito, subito, subito. Io vado a prendere un file note, così di appunti, che metterò qui, per andare un po' a, segnare quali sono le fasi insieme, tipo proprio block notes, no? Appunti così che scriviamo qui per farveli ricordare. Sapete che a me non piace farmi slide, cose di questo tipo, guardiamo direttamente i grafici, però fissiamo un pochino queste fasi e le guardiamo insieme. Allora, quali sono queste fasi su cui lavoro attraverso la PA, la price action, ok? Quali sono? Allora, prima fase, la prima fase che in un'ottica long io vado a utilizzare è quella di comprare su fasi di consolidamento slash ribasso in un trend rialzista se avviene la formazione di un pattern strategico. Quindi, la prima fase che fissiamo qui, fase 1, poi le andiamo a vedere tutte magari sui grafici o comunque andiamo a vedere qualche esempio. Fase 1, abbiamo detto comprare su fasi di consolidamento, ritracciamento, ribasso, diciamo così è più facile per tutti, in una tendenza rialzista
se avviene un setup strategico, diciamo. Ok? Prima fase, quindi salviamo un attimo questo file, così poi almeno non lo perdiamo. Lo salvo io di qua e lo chiamo appunti fasi, così me lo ricordo. Eccolo qua, così non lo perdiamo. Allora, prima fase che andiamo a vedere, che io vado a vedere quando vado a lavorare sul mercato in tendenza, quindi adesso andremo a capire un po' come si legge una tendenza, cerco di comprare un mercato nel momento in cui c'è non un mercato che spinge e basta, ma che dopo una spinta abbia una fase di consolidamento ribasso, una delle due, in una tendenza appunto rialzista, se avviene un setup. Allora andiamo a vedere subito questa fase, quindi facciamo ovviamente ad ogni fase degli esempi pratici sul mercato. Adesso io non lo so qui che cosa siete abituati a tradare, se tradate più l'azionario, se tradate più il mercato delle valute, se tradate più gli indici. Comunque non è importante perché questa tipologia di modalità di timing di ingresso in posizione o comunque quando io so che adesso è una fase buona e invece non è una fase buona, la possiamo vedere in qualsiasi mercato andremo ad analizzare. Quindi, ovviamente ci sono mercati che hanno delle tendenze diverse, quindi in questo caso specifico la fase 1 prevede una tendenza in atto, perché se non c'è una tendenza è ovvio che non va bene. Io, come sapete, se non lo sapete oggi lo sapete, vado a lavorare, quindi queste dinamiche che vado a seguire sono esclusivamente su grafici weekly e daily. Quindi scordatevi grafici intraday, seppur probabilmente questa modalità operativa può essere interessante, magari mettendo insieme due time frame, come non so, il 4 ore e l'ora, non lo so, adesso io non è una cosa che faccio, però io cerco di afferrare dei movimenti un po' più ampi che mi fanno stare a mercato anche più giorni e magari qualche settimana per afferrare dei movimenti di mercato un po' più interessanti e che mi danno la possibilità di essere tranquillo nella gestione della posizione, di essere, diciamo, più razionale, meno emotivo appunto nella gestione magari di uno stop profit sulla posizione. Quindi questa è un po' la mia modalità operativa. Lo dico un po' per tutti perché ovviamente il time frame è importante, per carità. Diciamo che io utilizzo time frame grandi, mi trovo bene così, però poi ognuno cerca di far sua la cosa. Ecco, io però qui non vi consiglio di andare sotto il daily, quindi cerchiamo di stare tranquilli. Infatti io qui, vedete, c'ho un DAX settimanale, ma posso andare ovunque. Posso andare, per esempio, su un dollaro australiano, che in effetti in queste ultime settimane, questi ultimi mesi, ha creato una tendenza molto 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 interessante che in effetti è tipica, ecco, di questo, diciamo che può essere ottima come esempio di quello che adesso stiamo vedendo, cioè questo comprare su una fase di consolidamento ribasso in una tendenza rialzista se viene un setup strategico. E in questo caso, quando è che abbiamo una tendenza rialzista? La tendenza rialzista ce l'abbiamo quando il mercato segna un minimo e inizia a fare, no, dei movimenti anche ampi rialzisti. Quindi se guardiamo il grafico da sinistra a destra abbiamo una tendenza in atto che chiama long. Altra cosa che si può andare a vedere, sembrerà un po' semplicistica, ma vi assicuro che alla fine funziona, è anche il tipo di barre che abbiamo su quel time frame, cioè sono barre di grande volatilità verde o di grande volatilità rossa. Cioè se io mi trovo di fronte a un mercato di questo tipo, guardate, negli ultimi mesi, in questo caso c'è un minimo di marzo, e inizia un mercato che apre a volatilità ampia verde, questa qui, questa qui, questa qui, cioè io già da qui il mercato inizia ad avere una tendenza molto forte, quindi magari qui siamo ancora in una tendenza ribassista, ma quando lui inizia a dare ampia volatilità e a rompere tutti i massimi precedenti, il trend in atto precedente, che probabilmente era short, cambia e quindi si ha di fronte una tendenza long. Quindi un mercato che in linea di massima viene comprato soprattutto quando il mercato, almeno per quanto mi riguarda, lo guardo esclusivamente quando il mercato tende ad avere questa fase di consolidamento ribasso. In questo caso specifico, se noi prendiamo proprio questo mercato, noteremo che nel momento in cui lui inizia dal minimo, qua non possiamo sapere che lui da qui andrà qui, ovviamente, ma inizia ad avere delle
grandi barre di volatilità verde, ecco che appena si ferma, questa diventa quella fase di consolidamento in una tendenza rialzista che vi ho appena citato. Quindi questa è una. Questa è un'altra fase di consolidamento, tra virgolette, ribasso, quindi un ribasso lieve. E poi qui invece c'è una fase di ribasso, ok? Si nota anche qui, avevo questa situazione, in una tendenza rialzista. Quindi, quando è che io vado a propormi sul mercato con un'operatività long, quando sono di fronte a un'analisi di mercato per magari operarci? Non è che opero qui, adesso dove siamo adesso, perché adesso qui, come potete notare, non c'è una fase di consolidamento ribasso, ma siamo ancora in una fase di long. Quindi o eravamo entrati su questa zona, su questa zona, su questa zona, quindi nella, come dire, vicini all'ultimo punto che poi ci aveva creato un pattern strategico, in questo caso adesso lo andiamo a vedere, ma altrimenti qui siamo lontani, no, dall'ultimo punto del ribasso o del consolidamento, come in questo caso che era avvenuto. Quindi io cerco sempre di propormi sul mercato nel momento in cui il mercato, in una fase rialzista chiara, e quindi guardate che tipo di mercato c'è, quindi guardate la volatilità, le barre come sono create, quindi per esempio un forte rialzo con barre verdi grandi, di grande volatilità che si rimangiano le precedenti, crea magari l'inizio di una tendenza diversa. Si viene a congestionare, si crea un pattern strategico, a quel punto si può entrare. Quali sono i pattern strategici? Oggi non è tema, ma l'anno scorso con IG, ma non solo l'anno scorso, in tutti questi anni abbiamo fatto un mare di webinar dedicati anche ai setup, ne faremo ancora quest'anno, i pattern strategici che utilizzo, quindi i trigger, sapete che i trigger che utilizzo io principalmente sono le pin bar, sono le inside bar, sono i doppi minimi e i doppi massimi e poi l'FTV, però togliendo l'FTV che è un qualcosa che oggi possiamo non citare, sono questi tre qua, diciamo, quindi le pinbar anche inside fake out, quindi pinbar inside fake out, inside e doppi minimi e doppi massimi. Quindi se io dopo una fase di questo tipo chiara mi trovo di fronte a una situazione del genere, meglio su un grafico settimanale o comunque anche daily, però il settimanale deve essere in linea, altrimenti non va bene. A quel punto è il timing migliore d'ingresso e qui sia se si parla di titoli azionari, sia se si parla di indici azionari, ma anche se si parla di Forex o materie prime. Vedo Vincenzo che diceva io faccio Forex e metalli preziosi, quindi farà le principali valute, probabilmente oro, argento, rame, magari queste cose qua, platino. Quindi va benissimo, anzi ci sono dei mercati di questi che nell'ultimo anno hanno creato dei trend fortissimi. Guardiamo anche per esempio appunto il dollaro australiano, cioè dollaro australiano ha fatto una tendenza, ha creato una tendenza molto molto bella e ci sono state, per quanto mi riguarda, tre occasioni dove il mercato ci aveva dato l'opportunità di entrare. Già solo su grafico settimanale, perché in questo caso abbiamo quindi un inizio di volatilità forte, ampio. Poi qui guardate, abbiamo un consolidamento, in questo caso si forma, guardate, questa barra qui. Poi questa qui e questa rossa. Queste qui sono tutte barre inside di questa. Alla rottura, vedete, della barra rossa c'è poi un movimento. Quindi alla rottura della barra rossa, per quanto mi riguarda, per quello che è il mio approccio al trading, si poteva fare un'entrata long che poi ha gli obiettivi che, ripeto, oggi non andiamo a parlare di questo. Io oggi parlerò di timing d'ingresso, quindi le fasi del timing d'ingresso. E quindi andare poi a prendersi un movimento, poi in base un po' a quelli che sono anche gli obiettivi, si avranno ovviamente degli obiettivi che vanno magari vicino ai livelli di offerta precedenti, livelli di estensione di volatilità, eccetera. Magari ne parleremo ancora nei prossimi webinar che faremo anche quest'anno sempre su IG. E che poi sapete che questi webinar vanno nel mio canale YouTube al giovedì spesso, quindi poi li potete vedere direttamente sul canale YouTube mio. Rivedere. E quindi questo è il primo, ma se noi andiamo poi a prendere ancora quello che è avvenuto qui, noterete che anche qui c'è stata una fase di consolidamento, inside, doppia inside, rottura, movimento che continua la sua fase.
Dopodiché c'è stato anche qui un pam 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 pam, vedete, un consolidamento, in realtà anche un ribasso. Ci sono state delle barre inside che non sono mai state violate al rialzo nella sua barra outside, qui vedete, non è mai stata rotta al rialzo finché non ha fatto qui, tra l'altro questa è stata la settimana delle elezioni americane, conclusesi, quindi elezioni concluse, setup fantastico. Tra l'altro questo è anche un inside fake out, comunque un doppio minimo higher close, doppio minimo higher high, rotto al rialzo, anche qui il mercato ha iniziato una fase leggermente accumulativa qui e poi adesso sta continuando la sua fase. Quindi questa è la prima fase per comprare un mercato su, appunto, quando su fasi di consolidamento ribasso in una tendenza rialzista, quando avviene però un setup strategico, cioè quando abbiamo poi la conferma che il mercato vuole ripartire, altrimenti non è che entro, perché se no non saprei, non ho il giusto timing qui. Io vedo un mercato che sale, va bene, sale, ma non so poi se questo, cioè quando si ferma. Quando si ferma, allora possiamo ragionare, ecco perché un time frame settimanale daily ci permette di avere il tempo anche di ragionare su come si sta fermando, su magari avere anche l'idea di dire, vabbè, aspetto un giorno in più, perché magari la fase non è così chiara, quindi avere il tempo di capire cosa fare con un time frame un po' più grande spesso è più efficace che cercare continuamente operatività che poi magari porta anche ad avere poca qualità nei setup operativi e quindi anche nelle operazioni. Bene, questa è la fase 1. La fase 2, ovviamente, quale sarà? La fase 2 sarà quando stiamo di fronte a un mercato consolidamento. Allora, facciamo così, così ci mettiamo meno. Di consolidamento rialzo, in una tendenza ribassista, quindi stessa identica situazione, uguale, identico, solo che in questo caso stiamo parlando per quanto riguarda la fase short. Quindi fase 1, tendenza long. Fase 2, tendenza short. Ok? Quindi in questo caso che cosa prendo? Non lo so, vediamo se dollaro yen probabilmente. Eccolo qui. Tolgo via un attimo questo che non serve. Ecco, guardate qua, invece il dollaro yen, che cosa è successo? È un po' meno chiaro, potrei prendere magari qualche altro mercato, ma qui siamo sui turbo, quindi abbiamo tendenzialmente tutti i mercati in rialzo per l'ultimo periodo, tranne il dollaro yen forse che ha avuto quel ribasso molto forte e se noi andiamo a prendere un po' quello che è avvenuto, se voi guardate, magari prendiamo la fase da ovviamente da qui, quindi dalla barra di volatilità, perché vedete qui c'erano barre di volatilità short e barre di volatilità long, quindi non era chiara la situazione, poi bam, da qui e quindi alla conferma, ecco qua, da qui si può iniziare a ragionare in trend short. Prima no, perché qui prima eravamo in una situazione di quasi lateralità, che dopo ne parleremo. No? Quindi nel momento in cui lui ci mostra la conferma short, quindi un massimo più basso del precedente, movimento, il classico, no? ABC, chiamatelo 1, 2, 3, come volete, l'importante è che lo cerchiate, cercate di capire, il mercato si muove di queste dinamiche, eh? Quindi sapete che sono cose che continuano nel tempo. Ecco qua, con la barra questa qui si viene a verificare una chiara conferma che il mercato magari non ne ha più e vuole iniziare una tendenza. Ecco che quando lui si ferma e inizia a creare dei consolidamenti o dei rialzi di mercato, consolidamenti, lui tende a fare poi, qui c'è un trend meno forte ovviamente di quello del dollaro australiano, ma comunque efficace nell'operatività di trading, ovviamente, in realtà qui anche un po' più di posizione, se vogliamo dire, ma di trading sicuramente, e ci permette di avere sicuramente alta qualità sia nell'entrata, quindi nel timing d'ingresso, ma anche nel posizionamento dell'eventuale stop, perché molti di voi, insomma, me lo riferiscono, me l'avete riferito anche durante tanti eventi che abbiamo fatto, tendono a, magari per cercare di lavorare con una leva alta, eccetera, eccetera,
tendono a impostare stop spesso un po' troppo aggressivi, che tendenzialmente portano poi ad avere posizioni che vengono chiuse in stop e quindi a perdite. Invece in questo caso si ha due cose, si ha sicuramente un timing d'ingresso direi buono, perché si aspetta la fase in cui dopo un ribasso lui tende un po' a stabilizzarsi, no? Ma questo ve lo dico qui, ma potrei prendere una fase dell'euro-dollaro di qualche anno fa, ma neanche tanti anni fa, bene o male, quando c'era il trend short, prima di questo trend long, questa, no? Questa qui è stata una fase in cui il mercato da qui noterete una tendenza short, e quindi tutte le fasi, io ricordo che tutte le fasi di consolidamento e di setup poi venivano utilizzate per vendere, no, il mercato e cercare di andare a quindi prendere dei movimenti più short, no? Ovvio che ci sono mercati che hanno più tendenze più forti, mercati con tendenze più deboli. Se io vi prendo un mercato azionario, è ovvio che queste fase 1 e fase 2 sono ancora più evidenti e probabilmente anche più facili forse da andare a cogliere, perché ci sono, ma anche alcune materie prime, no? Cioè, ci sono materie prime che hanno creato proprio una situazione di questo tipo nel tempo, sia short che long, e quindi quello che io voglio dirvi è, nella fase 1 o fase 2, cerchiamo sempre di non entrare perché si pensa che diciamo il mercato, perché scende, deve scendere, o perché sale, deve salire e continuare, ma sempre dopo una fase di congestione che io ho chiamato qui consolidamento, rialzo, consolidamento, ribasso in base alla fase 1 o fase 2. Ok, questo è quello che voglio dirvi. Tante volte ci si fa prendere, non io, ma magari chi è un po' meno esperto, ci si fa prendere dalla situazione, il mercato sale, 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 oppure il mercato scende, 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 invece dobbiamo avere la capacità di attesa, di pazientare nel momento più opportuno, quando il mercato tende un pochino a ristabilizzarsi, quindi a fare questa fase di consolidamento, rialzo in una fase di vendita, poi successiva, consolidamento, ribasso in una fase di tendenza rialzista. È tutto chiaro qui? Quindi riprendo il notes, eccolo qua. E quindi le prime due fasi di tendenza, e le chiamerei quindi fasi di mercato in trend. Qui stiamo parlando di timing, ragazzi, cosa spesso sconosciuta a molti, ok? Perché il Bitcoin sale tanto, lo compriamo sbagliato, no? Sbagliatissimo questo. Bitcoin va a 40.000 e chi se ne frega che vada anche a 50.000. Se poi ci torna, e poi è probabile anche a 10.000, 15.000, 20.000, non lo so. A quel punto, e ci dà dei chiari segnali come questi, a quel punto possiamo afferrare il movimento e magari farci un movimento molto più stabile e più sano. Avete capito? Quindi non, la cosa importante è quella di non cercare di agire di emotività sul mercato, ma di ragionare. Se abbiamo un piano di entrata nel trade nel momento in cui il mercato è in una tendenza, sappiamo che vogliamo entrare in una di queste due fasi. Se c'è una tendenza long, aspettiamo che lui faccia questo, e spesso quindi creando questa fase di consolidamento ribasso crea uno swing, spesso, no? Un movimento di swing low o swing high. Abbiamo parlato anche in un webinar negli ultimi tempi di swing, di movimenti di swing. Comunque, consolidamento ribasso e poi pattern di conferma e quindi possibile entry. Quindi timing d'ingresso direi alquanto perfetto, stabile, ma anche posizionamento di possibili stop che sono, diciamo, anti, no, stop anti, con quella situazione che succede, tipo vengo preso dallo stop e poi il mercato continua nella ridirezione. Diciamo che poi questo succede moltissimo, moltissime volte, soprattutto a chi è all'inizio e sta iniziando a capire come funzionano i mercati. Invece noi cerchiamo di guardare la big picture. Il fatto che io, se vi chiedete, utilizzo time frame grandi è proprio perché io voglio avere il data feed dei prezzi migliore. Quindi non posso guardare un grafico 15 minuti se voglio il data feed dei prezzi migliori. Devo guardare un grafico ampio. Quindi io, in realtà, poi nelle mie operatività, come dico anche spesso ai Platinum che fanno parte del mio servizio, appunto, che abbiamo ogni giorno, dove facciamo trading room, eccetera. Dico sempre, non guardiamo il time frame, perché tanto sapete che il nostro time frame importante è quello là. Quindi
distacchiamoci da questo guardare, no? Ho fatto una roba in questo time frame. Bene, andiamo avanti. Fase 3 e fase 4, che ovviamente sono simili, sono uno specchio perché una è long e una è short. Direi qui scriverei fasi di mercato, diciamo, in forte tendenza, dove avvengono situazioni di inversione. Ok? Quindi, che cosa avviene? Fase 3, che cosa avviene? Avviene questo, che io, la fase 3 dice che voglio comprare su una iperestensione di volatilità al ribasso dopo sempre un pattern o setup strategico. Ok? Quindi, comprare, mettiamo come idea, no? Un po' come un piano di trading quasi questo, no? Comprare su iperestensione di vola al ribasso dopo un setup strategico, che sono sempre gli stessi poi, non è che sono diversi. Io utilizzo poi la price action, no? E quindi fase 4, adesso andiamo a vedere magari qualche esempio, ma siccome è praticamente la stessa cosa al contrario, vendere su iperestensione, forse faccio qualche errore di ortografia, ma capite che di vola al rialzo dopo un setup strategico, ok? Queste sono le altre due fasi importanti che regolano la struttura in realtà più ampia del mercato. Quindi compro su iperestensione di vola al ribasso dopo un'idea di trade, un'informazione operativa, vendo su iperestensione di vola al rialzo dopo un setup strategico, ok? Quindi andiamo a vedere che cosa stiamo dicendo. Prendiamo per esempio un S&P 500, ecco, questo potrebbe diventare il classico fase 3, quindi compro su iperestensione di vola al ribasso dopo un pattern strategico. Guardate qua, mercato che fa ipervola significa che soprattutto su grafico settimanale è meglio, ok, per vedere questa situazione, ho una volatilità straordinaria rispetto a quello che era prima. In questo caso, beh, super straordinaria, non serve per forza che sia così pesante, però, vabbè, in questo caso con una barra settimanale si è mangiato quante settimane? Tante, si è mangiato almeno 4 mesi di mercato. In realtà poi in una, due, tre, quattro barre si è mangiato praticamente tutto. Quindi è andato, vedete, a fare ipervola, vedete che è aumentata la volatilità. L'estensione da massimo a minimo delle barre che vedete rosse sono molto più ampie della volatilità media delle altre barre che portavano al rialzo. Quindi cosa significa? Aumenta molto la volatilità. Sì, il movimento del mouse mi dice Stefano che mi dà la voce che scatta. Io adesso cerco di muovere il mouse, però cerco di fare il bravo. Stefano, scusa, si vede che da tutti gli uffici che lavorano in smart working qua mi stanno prendendo banda. Comunque, sto più fermo. Ecco qua. Quindi, in questo caso, perfetto. In questo caso specifico, quindi, praticamente il mercato è sceso di brutto e cosa ha creato? Ha creato una situazione di questo tipo e vedete che il mercato è praticamente risucchiato al rialzo qui dopo una forte volatilità e questo tra l'altro adesso io non voglio parlare di livelli o di cose di questo tipo, però quello che si era creato qui, se noi prendevamo addirittura un mensile, perché dopo ovviamente dobbiamo avere uno studio della struttura un po' più ovviamente
un po' più approfondito, però se voi andate a notare, queste zone sono zone che io spesso segno come zone importanti di domanda e qui si è creata una falsa rottura dei minimi, però in una tendenza dato rialzista di lungo termine, questo se voi notate, poi se andiamo a prendere un grafico mensile, era un era una fase 1, no? Perché se voi pensate, questa era una fase di ribasso in una tendenza rialzista, questa era una barra inside che alla sua rottura dell'outside ha iniziato a creare un movimento in realtà. Però poi prendendo così nel più breve, questo qui era un forte, quindi era una fase 3, quindi forte ribasso, recupero dei prezzi, informazione operativa super, mercato che fa swing, apre in gap e recupera più del 50% del mercato. Rompe al rialzo e ci crea praticamente il timing d'ingresso. In realtà, in quel momento di inversione, anche se come abbiamo visto sul mensile era in realtà una continuazione di trend, ma nel breve, quindi nelle ultime settimane, in ottica settimanale, quindi nel breve medio termine, era un'inversione di tendenza. In quel caso si può andare a prendere, si può cercare l'inversione perché c'è stata questa volatilità straordinaria che ha creato questo. In realtà, se noi andiamo a prendere probabilmente anche il petrolio, aveva fatto una cosa simile, insomma, no, qui no, era meno chiara la situazione, come potete vedere, era meno volatilità ampia. Vediamo un po', forse l'oro aveva fatto qualcosa di questo tipo nel tempo. No, 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 non è così chiaro. Quindi ecco, diciamo che per andare in inversione di questo tipo, quindi fase 3, bisogna cercare appunto di avere una fase di iperestensione. Altrimenti, se io voglio andare comunque cioè non è che voglio andare, ma il mercato mi fa un possibile setup di possibile inversione dopo ampia volatilità, però non c'è quella grandissima volatilità come è stata, per esempio, quella che abbiamo visto sull'S&P 500. In quel caso è chiarissima grande volatilità risucchiata, quindi in quel caso è proprio una fase 3. Però nel caso in cui io ho comunque un movimento di ampia volatilità, che poi viene, quindi per esempio, adesso mi viene da dire questa fase, il mercato quindi spinge, 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 inizia a fare, vedete, alla fine crea grande volatilità e poi bam, barra rossa che butta giù. In questo caso specifico è meglio sempre aspettare almeno una conferma di swing. Quindi lui mi fa questo, qua crea una base, crea uno swing qui. Quindi fa un massimo, viene ributtato giù e quindi poi porta giù i prezzi. Poi li riporta su, vabbè, qui c'è una tendenza long di base. Però avete capito? Quindi se non è chiaro l'input di inversione sia fase 3 che fase 4, che alla fine è la stessa cosa, solo che una è comprare su iperestensione al ribasso, l'altro è vendere sull'iperestensione al rialzo, la cosa importante, se quindi non è chiaro, quindi c'è comunque un'iperestensione. C'è magari un pattern short, comunque ci sta indicando una possibile inversione, ma non siamo del tutto tranquilli perché c'era comunque una tendenza di medio-lungo periodo, per esempio gli indici azionari mi viene da dire, no? Quindi potrebbe essere rischioso andare a inserirsi su un trade comunque che può portare a magari un recupero repentino dei prezzi. Allora quello che noi facciamo è quello di magari attendere che lui anche ribassa. E poi magari nel tempo ci faccio un massimo decrescente rispetto a questo e con un segnale sempre di short. A quel punto allora potrebbe essere iniziata una fase un po' più ribassista in una tendenza magari di lungo termine rialzista che ci può permettere di avere un timing d'ingresso giusto e comunque un pattern di qualità perché abbiamo avuto quel classico diciamo 1, 2, 3 dei prezzi, cioè non siamo più riusciti a fare nuovi massimi quindi con è quello che ci indica una continuazione di tendenza. Avete capito? Quindi anche qui cerchiamo sempre di ragionare di fronte a quello che ci dicono i prezzi. I mercati non sono fatti per una chiave che apre tutte le porte, no? La strategia, io ti insegno la strategia e tu qualsiasi cosa fai con la strategia vinci. No, ci sono delle modalità, io ho i miei approcci, ho appunto, vedete, queste modalità operative nella quale magari vado a cercare di operare in un certo modo. Però devo sempre essere ovviamente attento e se soprattutto sono e mi trovo in una fase 3 o fase 4 possibile, quindi in una possibilità di andare contro quella che è la tendenza di fondo perché c'è stata iperestensione di volatilità e un pattern di ribasso o di rialzo, in contrario, a quel punto
posso o direttamente, per esempio, grandissima, grandissima vola con magari un mercato che, per esempio, l'S&P che vi ho fatto vedere prima aveva il mensile che era la nostra, ma era in versione del breve, a quel punto si può pensare già di fare l'entrata, ma in un caso più specifico, diciamo, per esempio, adesso sono long sul mercato euro-dollaro, col CFD, però sono lungo, però non sono ancora uscito da questa posizione, che in realtà ho da, e questa tra l'altro è una posizione che abbiamo condiviso con gli utenti Platinum, ce l'ho da 1,19, ce l'ho dal 25 di novembre, questo long sull'euro-dollaro, qui mi ha fatto un input short, non sono ancora uscito, ho un trailing profit qui, e al momento non sto uscendo perché il pattern che si è venuto a verificare dopo comunque una volatilità, scusate, abbastanza ampia, che è questa, non è così forte come era venuto qui, però vedete qui c'è stato comunque un movimento, sì, di volatilità media al rialzo, può generare un'inversione almeno di breve, no? Dopo questa pattern qua. Ma in questo caso specifico magari esco adesso ho uno stop profit, sono entrato qui, ho uno stop profit qui, quindi se comunque esce da qua porto a casa un profitto, il mio target è qui, è ovvio che se lui rialza un po', magari mi fa un massimo decrescente qui, allora magari sposterò nuovamente lo stop, addirittura esco prima del target e magari anche potrei anche decidere di fare uno short, avete capito? Quindi, linea di massima. Cerco sempre di ragionare, ok? Quindi fase 3, fase 4, che vado a riprendere il nostro notes qui, un attimo, che sono fasi di mercato dove ci possono essere situazioni di inversione. Ricordatevi sempre che la cosa che vi porta a profitti più ampi è quando troviamo un mercato in tendenza e riusciamo a afferrarlo nel punto giusto. E quindi prendiamo magari qualche settimana, qualche giorno, qualche mese di tendenza forte, e questo è importante. Però ci sono anche dei momenti di controtendenza che possono essere anche interessanti, perché possono essere magari delle inversioni anche di medio periodo, ma noi questo non lo possiamo sapere. Però quando c'è questo, allora la situazione è molto chiara, grande volatilità, con magari un grafico, per esempio, come abbiamo fatto vedere, mensile settimanale, che già parlava un po' quella, diciamo, quel tipo di dinamica mensile era longo, come avete visto, l'S&P 500 ci fa una grandissima volatilità contraria nel settimanale, ci dà un pattern di recupero, possiamo provare a entrare. Nel momento in cui abbiamo invece una situazione bella di possibile inversione, ma non così, diciamo, di qualità, o comunque potremmo avere dei problemi, per esempio, grande vola, questo. Aspettiamo che magari il mercato ci faccia un massimo decrescente con un nuovo pattern ribassista e allora lì magari possiamo provare a farci, perché magari fa un trend poi successivo. Avete capito? Questa è la nostra idea di trading sulle inversioni. Vincenzo dice che lui cerca di non fare controtrend, ma vedi, anche questo secondo me è una cosa che devi un po' cambiare. Anch'io tendo a operare principalmente la tendenza, però ti assicuro che ci possono essere delle situazioni in cui in quel momento, poi dipende sempre da. Io lavoro sempre di ampio respiro, come sai, ho un'operazione, come ti ho detto, sull'euro-dollaro dal 25 di novembre, quindi puoi ben capire che cioè, non è che opero da qui a domani o da qui a stasera, però comunque in linea di massima, quindi se si riesce a capire bene la figura, ci sono anche dei punti molto interessanti dove magari avvengono delle controtendenze di quel momento che magari sono delle tendenze di fondo, come ripeto, se noi andiamo a prendere l'S&P 500. Questa inversione è un settimanale, eh? Cioè questo qui era una situazione molto forte. Se io prendo tutta questa parte qui, gli facciamo un rettangolino, la andiamo a vedere sul daily, ragazzi, questa parte qua, e vado a prendere il daily così vi faccio vedere, questa parte qua è stata una tendenza che, cioè voglio dire, molto pesante, no? Molto pesante, c'era una tendenza short, allora qui dovevi continuare ad andare short, per dire. Invece dobbiamo capire comunque quello che è il mercato, no? E quindi in questo caso, se noi guardavamo bene il tutto, oltre al pattern di recupero, avevamo un mensile, eccolo qua, che eravamo qui. Quindi eravamo praticamente perfettamente in linea con un mensile che ci stava indicando che nel lungo periodo questo mercato era totalmente long, avete capito? Quindi, ma anche adesso, se voi notate, in questo momento attuale,
un mercato come l'S&P 500 è un mercato in tendenza che si era appena stabilizzato su qua. Ovviamente sul settimanale, eccolo qui, avevamo una fase di leggera congestione, quindi di consolidamento, e poi il mercato è ripartito, avete capito? Quindi in questo caso direi che dobbiamo sempre valutare i time frame più grandi e capire dove siamo. Spero di essere stato chiaro con la fase 3 e la fase 4, perché sono fasi un po' più delicate, come giustamente anche diceva Vincenzo, cioè io diceva faccio più fatica, tendo a operare solamente in trend, ma secondo noi dobbiamo avere nel nostro arsenale anche la capacità di capire quando magari il mercato può dare dei segni di inversione, perché non è perché il mercato sale sempre o scende sempre che poi a comprare sempre o a vendere sempre si fa bene. Secondo me la cosa più importante è cercare di capire quello che avviene, ragionare su quello che fa il mercato e da lì agire di conseguenza. Questo è un po' il tema del webinar di oggi, sempre ragionando rispetto a un approccio al trading. Appunto, Alessandro dice che sul Nasdaq in fase 3 si era in trend, appunto, ma anche sull'S&P non cambia nulla, però si era. Io sto parlando di una fase 3, di per esempio se io prendo qui, in questo momento c'è stata una grandissima short, quindi aumento di volatilità forte, recupero, no? Alessandro, è questo che io volevo farvi capire, non so se spero di essere stato chiaro. Bene, poi ovviamente ci sono le ultime due fasi, che nell'ultimo anno sinceramente abbiamo visto poco, ma vi assicuro che possono essere in certi momenti del mercato anche come dire, delle fasi interessanti che possono anche portare ad avere sicuramente, come dire, delle opportunità. Ok? Quindi non voglio adesso, però ci sono sicuramente queste fasi. E queste fasi sono, diciamo, delle fasi relative a una situazione di mercato che non è, come dire, in tendenza, quindi dove si cerca di seguire la tendenza o ci dà un pattern short o comunque ci dà un'idea per scendere o di acquisto, quindi di inversione, ma è una fase di mercato che ci fa comprare nella parte bassa di un box di volatilità e ci fa vendere nella parte alta di un box di volatilità, ovviamente sempre con la chiara formazione di uno dei nostri setup, quindi fasi di mercato, chiamerei così, laterale, ok? Vi assicuro che adesso magari voi, magari se avete iniziato a fare trading da poco, o magari l'ultimo anno, un anno e mezzo, di fasi così se ne sono viste poche, ma vi assicuro che in tanti anni di trading, di fasi di questo tipo avvengono. Allora, anche qui, come si diceva prima, avere anche qui nell'arsenale degli attrezzi la capacità di sapere che siamo in una situazione del genere, di ragionare di fronte a quella situazione e sapere che probabilmente è meglio vendere la parte bassa di un box e comprare, scusa, vendere la parte alta di un box e comprare la parte alta, e comprare la parte bassa, a quel punto può diventare interessante. Vediamo un po', fase 5, quindi metterei comprare nella parte bassa di un box di vola se avviene la formazione di un setup ovviamente strategico. Ovviamente stessa cosa, fase 6, vendere nella parte alta di un box di vola se avviene la formazione di un setup strategico che abbiamo detto prima riguarda la formazione, per esempio, i nostri setup operativi che sono, per esempio, le pin bar, le inside fake out, le inside, queste cose qua. Ok? Allora, quindi le tre fasi. Fase di mercato in trend, vediamo se riusciamo a mettergli. No, vabbè, fase di mercato in trend, fase di mercato in tendenza con situazione di inversione, fase di mercato laterale.
Quindi in questo caso, vediamo se troviamo un mini box. Beh, per esempio, questo però è proprio un mini box, però possiamo comunque andarlo a vedere. Anzi, aspetta un attimo, che prendo un euro yen che qualche tempo fa l'avevo anche tradato, quindi me lo ricordo bene. Aveva creato, tra l'altro, le valute sulle fasi di lateralità. Sono abbastanza tipiche, no? Fare delle fasi di lateralità abbastanza forti. Allora, aspettate un attimo che vediamo se riesco a trovare. Forse era più indietro. Vabbè, possiamo vedere anche questa parte, per esempio. Guardate qua. Il mercato in questo caso crea un massimo e crea un minimo e crea almeno tre tocchi. Quindi lui fa questo, questo e questo. Quando lui crea almeno tre tocchi, in realtà questo non lo è, però già qui capite che il mercato inizia a lateralizzare, quindi fa una fascia con, magari crea una tendenza, poi fa questo e inizia a fare questo, questa cosa qui. Lo fa, eh? Fate conto che mercati come il Forex, ma l'euro-yen per esempio, ma anche altri, a volte rimangono in dei box laterali settimanali, quindi si parla di qualche mese, anche appunto per qualche mese. Quindi, perché ovviamente se il setup laterale dura 2 o 3 settimane, sono i classici consolidamenti, magari per una tendenza va bene, ma un conto è un consolidamento di una o due barre e rimane praticamente spesso inside, quindi rimane il prezzo a quotare circa quell'area, quel tipo di quotazione. Ma un conto è invece un mercato che fa questo, quindi fa più barre settimanali, cioè crea mini trend, ribassisti e rialzisti, creando questi box, quindi 132 a 126, cioè il mercato qui sono, quanti sono? 600 pips, quanti sono? Da 132 a 126 sono 600 pips, se non sbaglio, no? 600-700 pips. Quindi il mercato fa pam 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 ed ecco che allora quando fa queste cose le riconosciamo, possiamo pensare se ci sono dei pattern strategici di fare sì che il mercato lo possiamo comprare nella parte bassa, vendere nella parte alta. Ok? Oppure possiamo comunque ragionando, capire, quindi cogliere l'informazione operativa e anche decidere di non fare niente. Per esempio, Vincenzo diceva prima: io non faccio contro trend, non faccio cose diverse dal trend. Quindi uno però, se ha la consapevolezza di quello che vede, di quello che può fare, dice: vabbè, c'è un mercato laterale, io al momento, finché non esce da questa lateralità, che può essere anche di 500-600 pips, non faccio nulla, no? Ci sta. E comunque una scelta operativa, voglio dire, però è una scelta operativa basata su una cosa che abbiamo nel nostro arsenale, che è fase 5, fase 6, in una ovviamente in una lateralità. E di questi mercati laterali, ovviamente ce ne sono stati un mare, ci sono stati situazioni anche di lungo periodo. Io ricordo quando, eccolo qua, l'euro-dollaro era tra il 2015 e il 2017. Questa è stata una lateralità che è durata tanti anni, un bel po' di tempo. Beh, prendo questa linea qua, tanto guardate un po' che cosa è successo qui. Il mercato praticamente è rimasto in una lateralità tra la zona alta, che era la zona diciamo 1,14, 1,14,5, e la zona bassa che passava tra 1,04,5 e 1,06 per tanto tempo. Quindi provate a pensare quando il mercato, adesso se ragioniamo solamente nella tendenza, noi magari qui vediamo un pattern short e vendiamo qui. Però allora non andiamo a ragionare sul fatto che il mercato è su un minimo, stiamo su un box anche molto ampio per carità, e che nel momento in cui sulla parte bassa ci si viene a creare un setup short, ed eccolo qui, una pin bar long, scusate, a quel punto chi se ne frega della tendenza short, siamo su un box laterale, falsa rottura dei minimi, la rottura dei massimi può portare a nuovi rialzi che hanno come obiettivo quasi sempre la parte alta. Ok? Quindi, capito come è molto importante cercare di capire quelle che sono poi le dinamiche di una tendenza o comunque di una struttura che può essere appunto
laterale o di tendenza. Nella tendenza però ci sono le fasi dove magari cerchiamo una continuazione e le fasi dove magari cerchiamo un'inversione. Fa tutto parte della struttura. Ho fatto anche dei video su YouTube, abbiamo fatto probabilmente anche l'anno scorso svariati webinar qui su IG, che sono sul canale YouTube, ma insomma, che io ripeto spesso, legati alla struttura. Ecco, questa è un po' la prima parte che parla della struttura. La parte che oggi, tra l'altro, ho anche approfondito in maniera direi abbastanza importante, che riguarda tutte queste fasi, diciamo, di timing rispetto a una tendenza o a una situazione, diciamo, che creano i mercati. Avete capito? Quindi, per esempio, anche in questo caso, questa grande lateralità, dove avevamo già tre tocchi, avevamo per esempio questa pin che arrivava proprio su un'area, sull'area alta. In mezzo qui, sinceramente, è preferibile quando abbiamo un box laterale, è preferibile stare abbastanza fermi. Ok? Almeno io, quando c'è un box molto chiaro laterale, preferisco stare fermo. Tant'è che in quel periodo là l'euro-dollaro l'ho tradato pochissimo, che è in realtà uno dei mercati che io tendenzialmente seguo di più. Ma in quel periodo là, insomma, c'era questa fase così e quindi aspettavo che lui arrivasse nella parte alta, aspettavo che arrivasse nella parte bassa, per fare qualche tipo di operatività, avete capito? Quindi, e se poi ci confermava con quello che dicevo prima, un setup strategico del nostro piano di trading. Quindi vedete che poi, riassumendo quelle che sono le fasi di mercato, abbiamo queste sei fasi, che sono poi in realtà tre, no? Però sono tre long e tre short. Bene, bene. Allora, tutto chiaro ragazzi? Domande? Spazio alle domande, spazio un po' alle vostre idee o comunque quello che può essere un po' il risultato di questo webinar, che cosa, se avete qualche cosa da chiedere o qualsiasi cosa può essere appunto inerente al nostro modo di vedere il mercato. Beh, intanto mentre voi pensate un po' a quello che no, volete andare a chiedere, vi faccio vedere un attimo perché molti di voi magari non conoscono chi siamo e chi sono. Allora, vi faccio vedere, questo è il sito, se volete approfondire quello che noi facciamo, questo è il nostro sito, yourforex.com, presente nel web dal 2010, ormai questo è l'11º anno che siamo online. In realtà il blog yourforex si iniziò 2 anni prima, comunque dal 2010 siamo live, abbiamo tutta una parte formativa, abbiamo i corsi, tutti online, tra l'altro, tutti digitali, e poi abbiamo tutta la parte del Platinum su scuola, dove ogni giorno facciamo analisi operative, stiamo insieme, abbiamo il canale Telegram, il gruppo Facebook privato, insomma, formazione veramente di alto livello per tutti, insomma, i nostri abbonati. Ok? Poi ovviamente da qui potete andare direttamente sul canale YouTube di Airforex e qui trovate un mare di materiale, di video, che insomma, ormai anche questo ormai penso sia dal 2000 e da quanto è? Dal 2010 anche qui il canale che è attivo e quindi da un sacco di tempo. Ci sono un mare di video, se volete potete veramente sbizzarrirvi. Allora, vedo un po' di domande intanto. Alessandro dice, quindi in trading range ci devono essere almeno tre tocchi dei livelli. Diciamo che per semplificare la cosa, Alessandro, sì, diciamo che capisci quando il mercato inizia a essere dentro un po' una scatola, che non deve essere quindi un consolidamento, ma deve essere proprio un range, quindi deve avere più pips, cioè deve farti vedere sul settimanale dei mini trend in realtà sono, perché se tu noti, no? Il mercato crea dei mini trend che fanno, ecco questo, anche se non tocca qui e inizia a risalire, puoi ben capire che siamo di fronte a un range molto chiaro. Ok? Bene. Queste sei fasi, dice Stefano, si riconoscono anche con time frame più bassi? Guarda, io non l'ho mai fatto, Stefano, ma la mia domanda che ti chiedo è: perché vuoi operare su time frame più bassi? Vado avanti. Renato dice: grazie Arduino, molto chiaro. Grazie a te, Renato. Mentre c'è Fidel che dice: riguardo al punto 3, dopo la figura in seguito. No, aspetta.
Riguardo al punto 3, dopo figura in seguito ad impennata di volatilità, ok, come fai a determinare se il segnale non è sufficiente e decidi di aspettare il successivo massimo? Ah, ok, quindi in una fase di comprare su iperestensione di volo al ribasso dopo stop strategico, ma guarda, io mi rifaccio anche, allora, siccome queste cose le guardo su settimanale, daily settimanale, mi riferisco sempre al time frame più alto, quindi cerco di capire la big picture, la grande figura, hai capito, Fidel? E vedo di capire dove siamo. Se questo, per esempio, combacia con un livello importante, come per esempio abbiamo visto sull'S&P 500, siamo in una situazione di un certo tipo, posso pensare che quella è un'inversione di quel momento, ma in realtà è una continuazione del medio periodo. E quindi lì sono più tranquillo. Altrimenti, se sono un po' poco tranquillo, non c'è, ripeto, un sistema automatico, ragazzi. Non è una cosa automatica e così va. Cioè, cerco di ragionarci davanti. Quindi, nel momento in cui si viene a creare, in base anche all'esperienza che ho, e quella vi assicuro, ragazzi, che vuol dire avere esperienza, io lo dico sempre qui, è un mestiere, è una professione il trading, quindi come tutte le professioni necessita non solo di competenze, studio e formazione, ma anche di esperienza, ok? Quindi con l'esperienza poi si riescono a vedere delle cose e quindi cose anche già viste che poi ti restano dentro la testa e quindi diventano inconsce quasi, no? È una sensibilità che poi ti viene. E in quel caso, se non sono troppo sicuro, aspetto. Per esempio, guarda qua, in questo caso specifico, no? Qui lui mi fa questa barra qui. Sicuramente è fortissima, però magari dico: siccome ha una grande volatilità, questa barrona rossa qui, che crea in effetti un tocco dell'area alta, magari aspetto che lui mi swinga un po' su e mi faccia magari una cosa come questa o come questa, per magari entrare qui o qui. Ma ovviamente lo stop non lo devo mettere come ti insegnano qui sopra, perché altrimenti ti prenderanno sempre, capito? Magari mettilo qua intanto e poi magari inizia a gestirlo in un certo modo, ok? Bene, noi queste cose ovviamente le facciamo vedere nel Platinum, come dicevo prima, in questa scuola, quindi se volete venire veramente molto tosta, siamo ormai 120 iscritti e molti di voi tra l'altro sono qui con noi, per esempio Alessandro, è un Platinum Lifetime. Daniele dice, nell'inversione, quando la vola è alta, come nel caso dell'S&P 500, dove metti principalmente il focus al rovino per cogliere il movimento? Come entrata, dici Daniele, come entrata, solitamente cerco di entrare o su breakout, magari del massimo o del minimo, o magari aspetto che brecca e aspetto magari un'entrata magari sul daily, un po' migliorativa, per esempio. Migliorativa però sempre con stop magari importante, cioè se io vado sull'S&P andiamo a vedere cosa era successo qui, per esempio, no? Allora facciamo così. Ritracciamento, no, non me ne frega niente. Allora andiamo a vedere qua, per esempio, no? Tutta sta da questo qui in avanti, ok? Prendiamo sta parte qui almeno. Perfetto. Ok. Allora andiamo a vedere dove. Non me la fa vedere qua? Non me la fa vedere. No, non me la fa vedere. Va bene, la vediamo lo. No, me la fa vedere. Eccolo qua, eccolo qua. Quindi guarda qua. Allora, dopo questo pattern qui, lui mi ha rotto al rialzo. Guarda qua, guarda qua. Lui mi ha fatto proprio quello che mi piace a me. Quindi rompe lievemente al rialzo, ritraccia, fa una. Quindi fa un movimento così, ritraccia, swinga, crea questa barra verde, poi va, rompe i massimi di questa, diciamo, mini lateralità e inizia. Quindi io da qui magari posso iniziare a comprare, quindi compro anche lievemente prima di qua, magari qua. Però in questo caso ti consiglio che almeno l'inizio, il massimo stop, non metterlo qui, perché un attimo che lui ti faccia così e poi riparte. Ok, allora non ragioniamo più da pro, ma ragioniamo da mini trader. Allora ragioniamo da pro, mettiamo lo stop qui, almeno iniziale. Poi ci fa questo movimento, possiamo decidere di spostare lo stop qui. Va bene? Ottimo Daniele, ottima domanda, sicuramente interessante. Grazie a te. Stefano dice, perché 400 pip sono tanti, non voglio sapere a quanti pip potrei mettere lo stop. Stefano, i mercati, io sinceramente sono abituato ad avere grandi target e grandi stop, capito? Però ognuno poi decide, hai capito? Un po' di quello che vuole fare nella vita, nel trading.
siccome il mio obiettivo è quello di cercare di tradare ogni anno sempre meglio, cercare di essere sempre costante sul mercato, io ho notato che per il mio carattere preferisco avere posizionamenti più di qualità, meno magari, stare dentro qualche giorno in più, però avere degli stock un po' più ampi e dei target anche un po' più ampi, no? Questo. Giancarlo dice: si entrerebbe in posizione all'apertura del mercato del giorno successivo alla candela che tocca i laterali. Ah, perdonate, per venire a Stefano, sempre poi è vero che i 400 pip sono tanti, però io preferisco avere magari X punti di stop, però a fine anno chiudere con un profitto, no? Quindi realizzare l'obiettivo di creare una plusvalenza, perché alla fine questa qui del trading è un po' come un'azienda, è la mia azienda, io sono il prenditore di me stesso, ho la mia azienda di trading, invece di comprare e vendere scarpe o quadri, compro e vendo asset finanziari, alla fine dell'anno cerco di realizzare un utile. Che io abbia uno stop di 30 pips o di 300, alla fine poi l'obiettivo è quello di essere profittevole, capito Stefano? Per me, però ognuno ha il suo carattere, ognuno ha il suo vestito. E può essere che il mio vestito non vada bene a te o a chiunque altro, o il vestito di qualcun altro a me magari mi sta un po' stretto, mi sta un po' largo. Quindi io sono sempre molto, da questo punto di vista, aperto. Anzi, mi piace molto che ci siano tantissime modalità di trading. E io, per quanto mi riguarda, oggi ovviamente vi ho parlato del mio approccio al trading, non posso parlarvi di quello che non conosco, hai capito? Quindi, per quanto mi riguarda, io ho questo tipo di mentalità, di approccio. E vedo che questo è quello che mi sta meglio, hai capito tutto qua. Perfetto. Giancarlo dice: allora, si entrerebbe in posizione all'apertura del mercato del giorno successivo alla candela che tocca i laterali del box? Ma allora, io, come vi ho fatto vedere, i box e tutte queste dinamiche le guardo su settimanale, quindi poi si può lavorare, andare sul daily a cercare delle conferme, magari la settimana successiva. E spesso ci sono, come avete visto qui. Ci sono delle conferme. In realtà, poi, se voi andate ad analizzare tutta la faccenda, se non andate qui long o qui, aspettate che lui salga, poi lui consoliderà, ci fa magari un'idea di trading, ci dà l'idea di ripartire e guarderete, sicuramente ci darà magari qualcosa sul daily per rientrare. Magari lo stop, cercate almeno iniziale di metterlo sempre su una parte un po' più ampia, così da evitare che ti faccia un falso minimo e ti recupera. Questo, ripeto, è il mio modo, però questo. Quindi ci dà tantissime opportunità al mercato, quindi non abbiate la fretta di entrare per forza. Guardate anche qui. Lui poi sale, papapapapapapa, non siamo entrati qua. Non siamo entrati qua perché non ce la sentivamo, perché non, per qualsiasi cosa. Si swinga, ci fa, questo è un FTV, tra l'altro, vabbè, ci fa un pattern. Questo è un inside, rompe l'inside. Guardate cosa succede poi. Abbiamo comunque delle situazioni in cui il mercato ci dà l'opportunità di fare delle entrate anche sul daily. Quindi io uso molto questo connubio tra weekly e daily per poter fare trading e mi trovo bene così. E questo tipo di fasi io le conosco su questo mercato. Probabilmente funzionano anche su altri time frame, ma io, siccome voglio avere la figura, la fotografia più pulita del mercato, con questi time frame qua mi trovo molto bene. Tutto qua. Bene. Allora, mi sa che abbiamo detto tutto. Altre cose non credo ci siano. Per carità, ce ne sarebbero. Potremmo andare avanti altre 2 ore, ma direi che per oggi abbiamo concluso. Io vi ringrazio, ragazzi. Grazie Alessandro. Ci vediamo domani in Trading Room con tutti i Platino. Io vi saluto. Ci vediamo alla prossima. E beh, vi ricordo per esempio che domani sera, se volete seguire sul canale YouTube di Airforex, c'è la live che facciamo ogni mercoledì, domande e risposte per diventare un Forex trader. Alle ore 19, se avete voglia, un'oretta, vi aspettiamo io e Antonio. Va bene? Grazie a tutti, un saluto e buon trading simple. Ciao!